Ben Gazzara è morto. L'81enne attore si è spento in una clinica newyorkese dopo una lenta agonia per un cancro al pancreas. Gazzara è ricordato dal pubblico televisivo per un paio di apparizioni nella serie cult dei polizieschi, Il Tenente Colombo con Peter Falk, ma la notorietà dell'attore è legata soprattutto al ruolo da protagonista nel 1959 in Anatomia di un omicidio, film di Otto Preminger. Aveva esordito 2 anni prima nel cinema e in precedenza aveva calcato con successo il palco dei principali teatri americani, cosa che continuerà a fare. In epoca più recente, Rohr si ricorda in L'assassinio di un liberatore cinese, film di John Cassavetes nel 1976, mentre in Italia interpretò il ruolo di un boss mafioso ispirato a Raffaele Cutolo nell'86. Era l'esordio di Giuseppe Tornatore alla regia e il film si intitolava Il Camorrista. Mai premiato con l'Oscar, Gazzara però ha accumulato le nominations ai Tony Awards e all'Emmy che ha vinto una volta.